Stavolta non c'entra nulla l'effetto Gomorra. Di sicuro c'è da capire chi c'è dietro la creazione di magliette inneggianti la camorra che sono state scoperte dalla Guardia di Finanza. La vendita di t-shirt dedicata alla criminalità organizzata aveva portato nei giorni scorsi addirittura il governo a intervenire, con tanto di presa di posizione della Commissione Antimafia che aveva rivolto un'interrogazione ai ministri dell'Interno, della Giustizia e dello Sviluppo Economico. Immediate sono scattate le indagini volute dal prefetto di Napoli Valentini per ricercare i responsabili dell'ideazione e la vendita di queste magliette con la scritta Camorra con le due R raffigurate da pistole. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale Napoli ha individuato e sequestrato 50 magliette esposte su una bancarella abusiva, riportanti in alcuni casi loghi contraffatti di squadre di calcio e in altri casi una decalcomania di una piovra nera che ghermisce l'Italia con la scritta Camorra. Il sequestro è stato effettuato in particolare dai finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano di Napoli, in via Roma, all'altezza del carcere di Secondigliano. L'ambulante, appena visto la pattuglia che si avvicinava per un controllo, si è dato alla fuga. È stato però poi catturato, denunciato per i reati di contraffazione, marchi e ricettazione, in particolare per le magliette calcistiche. Le indagini delle Fiamme Gialle ovviamente proseguono per l'identificazione delle persone responsabili e saranno finalizzate anche a individuare le filiere di produzione e distribuzione anche online delle t-shirt inneggianti la camorra. La Guardia di Finanza ha invitato in una nota tutti i cittadini a denunciare la presenza delle magliette al servizio 117, così da poter intervenire e continuare le indagini rispetto agli articoli contraffatti e a quelli che riportano simboli mafiosi.